Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlogmas dalla cucina di casa in Italia. Mi fa troppo strano, cioè è una sensazione stranissima. Chi è tornato a casa dopo tanto tempo che magari appunto vive fuori lo sa. È come non essersene mai andati, cioè questa cosa è folle. E io letteralmente sono già piena di stare in Italia, non ho fatto niente. Comunque sono le 6:44. Io in realtà mi sono svegliata tipo alle 5, jet lag, roba, e poi sono andata a dormire prestissimo, cioè per me è prestissimo perché ieri sono andata a dormire tipo alle 11 di sera, ho fatto tutta la mia skincare, mi sono lavata e poi mi sono messa a dormire, crollata subito. Mi ero anche messa a vedere una puntata di Non ho mai, che è la serie nuova che sto vedendo su Netflix. Pensavo la mia pelle fosse più disidratata e invece guardate ancora come è rimasto, vedete, fare la skincare in aereo serve. Ho messo balsamo labbra perché ecco, le labbra sono aride, secchissime. Già mi sto sentendo con il signor fidanzato. Lui, perché sei già sveglio a quest'ora? Allora, fatti i cavoli tuoi, ma che ne sai, jet lag. Quindi dobbiamo un po' adesso abituarci ai nuovi orari. A parte questa è la mia tazza. Quanto mi era mancata la mia tazza di cookie che mi ha regalato la Julix. E poi, cioè, io torno ed è tutto cambiato. Cioè, questa roba prima non c'era, questo coso per scolare i piatti. Cos'altro abbiamo? Lì la tazza di Barbie e Ken di mia sorella e fidanzato. Qui tutti i prodotti Italians, ragazzi, ma che succede? I cornettini, lì abbiamo i cereali. Non so, tra l'altro, bene che cosa voglio mangiarmi. Devo essere onesta. Oh, no. Raga! No ragazzi, ma ve li ricordate questi? Cioè io avevo fatto usci pazzi questi biscotti. Vi prego, dovete trovarli su della Balocco. So qui. No, raga, purtroppo vanno mangiati. Cioè, la mia idea era mangiare il kimbap, quello che ho messo in frigo ieri. Però verrà sorpassata questa cosa perché no. Poi, ragazzi, scusatemi, almeno mi hanno fatto trovare il mio zio il tappo rosso. Ragazzi, no, aspettate, perché voi non avete idea. In Corea è latte, non so di latte. Ecco perché i formaggi, le robe ovviamente non li sanno fa, non so buoni. Perché non è cosa? Fammi assaggiare questo. Madre! Ma stai scherzando? No, adesso una tazza di latte e biscotti non me la toglie nessuno. No, ragazzi, non avete idea. A parte le mozzarelle che io mangerò in questi giorni, che è la cosa che mi manca di più di tutti. Però sapete una cosa che per cui mi sono stranita ieri, che ho detto, ragazzi, voi mi avete fatto le lasagne, questo, quell'altro, ma la mia acqua, ragazzi, la mia acqua Sant'Anna. Io ci penso tutti i giorni da quando vivo in Corea. La mia acqua Sant'Anna è sempre un pensiero fisso perché è la mia vita, è la mia vita. Tant'è che appunto in Corea io per bere l'acqua ci metto sempre un pochino di cider, un pochino di quella che sembra tipo Sprite. Perché l'acqua Sant'Anna ha quel gusto un po' dolcino, che vi giuro. E cioè, ieri ci sono rimasta malissimo, ho detto, come vi siete potuti dimenticare? Cioè, non è dovuto, però era gradito, ecco. Poi il programma di oggi in realtà è spedire delle cose su Vinted, perché ho già riaperto Vinted e già mi hanno ricomprato le cose, quindi devo spedire pacchetti. Vado da nonna poi e mi farò una chiacchiera. Oggi in realtà questo è abbastanza di transizione. Domani devo andare al parrucchiere, quindi non mi posso neanche lavare i capelli. Poi insomma questi giorni devo rivedere le persone. Julix non è venuta perché sta male con la febbre, altrimenti me la sarei ritrovata ieri in aeroporto. Però iniziamo con la colazione e riniziamo a rivedere MasterChef, perché ho l'applicazione di Sky sul computer, però in questi ultimi giorni, non lo so, forse lo sapeva che io stavo tornando in Italia e si è scollegata l'applicazione dal computer, quindi oltre al fatto che devo ricollegarlo per quando tornerò indietro, perché poi qualcuno mi ha anche scritto, Ila, ma torni in Corea, rimani in Italia per sempre. No raga, ma come pretendete, scusate, cioè io lascio una casa e robe e il cane, cioè il cane che è la mia vita. Voi siete pazzi, assolutamente io torno. E dicevo, quindi su Sky devo rivedere MasterChef perché sono iniziate le nuove puntate. Eccomi ragazzi, eccomi, il momento che stavo aspettando. No, porca miseria, lo devo scaricare prima. Sì, ciao, ci metterò una vita. Vabbè, aspetterò. Ma qui c'è un gnomo che si è svegliato. Guardami un po', tutta con la linguetta, tutta sputacchina. Stai aspettando la Wendix per fare dei dispettini? Io sto cercando di tenere i piedi un po' in alto perché ovviamente con l'aereo si gonfiano tutte le caviglie. Ti regalo, ti ami, amore, poi te lo metti. Che non è l'alcol. Cos'è? Che carino. Guarda, amore mio, che bellissimo. Sì, è bellissimo. Guarda, ti piace? Che bello.
Guarda cosa mette. Iniziamo ad aprire un po' di pacchetti. Prima cosa che mi sono comprata, tutte cose che mi sono fatte arrivare con Amazon e ancora mi devono arrivare dei pacchettini, credo oggi. Questo qua è il libro di coreano, il coreano per gli italiani, che mi hanno consigliato tutti. Dicono tutti che sia molto carino, fatto bene. Quindi volume 1 e inizieremo. Poi cos'altro c'è? No, più che altro cosa non c'è, perché raga qua è pieno di cose. Dalle cose di Mulac, tutte le varie collezioni, qua che cos'è? È il siero per le ciglia, perché voglio provarlo a usare. Infatti credo proprio lo inizierò ad usare ora. Questo ho visto le recensioni super positive. Lo so che adesso va super di moda quello di Sweet, bla bla bla, però questo costava un po' di meno, quindi lo provo. Ah, ne ho prese due. Ok, ottimo, brava Ilaria, così te lo porti. Poi le collezioni nuove di Mulac, cioè nuove che sono uscite un po' di tempo fa, ma vabbè. Qua ci sono tutti i prodotti labbra. Questo qui è un pacco da Benefit. Cosa c'è qua dentro? Che cosa è, una borsetta? Ma che carina. Con dei prodottini ovviamente. Vediamo cosa c'è. C'è uno eyeshadow palette con questi colorini. Oh, il mascara. E questo qua è il killer liner. Poi qui c'è un'altra boccettina con dei pennellini di Mulac. Anche questo liquid safe. Mamma mia quante cose. Mi poi dispiace perché io avevo chiesto a mia madre, ogni volta che arriva qualcosa fammi una foto, così poi li taggo almeno su Instagram, no? Ovviamente l'ha fatto, ovviamente no. All over face pigments. Poi pacchetti di Pixi penso ce ne saranno all'infinità, perché mi arrivavano le mail. Questo che cos'è? Oh, un siero alla vitamina C, ci serve, perché le macchie, queste cose contrastano molto con la vitamina C. Troppa roba, mi sta sentendo male. Un altro di Pixi. Qui cosa abbiamo? I patch occhi e la mist. Wow. No ragazzi, io questa la volevo comprare, la sleep mask. Ma che bella, è super soffice. E c'è scritto no. Ragazzi, personalizzata. Ilaria is getting ready to glow. Questa sull'aereo, attenzione. Poi io adoro questo verde, che è un verde salvia con il viola. Ora faccio un post su Instagram e taggo tutti insieme. Questi sono i patch occhi e questa è la mist. Gelsomino e lavanda. Questo qui è un pacchetto di Clio Makeup. Vediamo cosa contiene. Wow, ma qua ci sono tutte delle cialde, penso intercambiabili. Wow. Per il contour cipria. Che cos'è? Cipria. Con la confezione, ma che bellina. E qui c'è anche un pennello, che bello. Mamma mia, quante cose devo portarmi indietro, non avete idea. Poi un altro pacchettino di Pixi. Wow, i patch. Ci sono i patch all'acido salicilico. Qua, che carini. Anche con la centella. E questa qua è un'altra mist all'acido ialuronico idratante. Bella. Poi altro pacchettino di Mulac. Questi sono i New Nude. Pacchettino Colourpop. Sì vabbè, ma un po' too much di tutto. Qua credo ci siano blush, bronzer e illuminanti. Poi un altro di Colourpop. Questo contiene tutta ultra matte. Quelli devo smaltire un po', li porterò anche alla Julix. Guardate, questo qui è un altro di Mulac, dove ci sono i prodotti della skincare, tutta questa collezione qua. Too Faced Italian Spritz, questa palettina qua, eccola. Pixi, questi li adoro, ragazzi, questi sono pazzeschi e non so perché ne manca uno, forse mia madre l'ha rubato. Cosa è successo? È passata Julix, già probabile. Comunque i bronzer. E qui da Clio, questi mi interessano parecchio, li avevo visti. E sono i cristallo di luce, che sono gli illuminanti liquidi. Bellini. Quindi questo è il bottino di tutti questi mesi, anche se ripeto alcune cose c'è già passata Julix e io lo so. Quindi ora foto su Instagram e poi metto a posto. Cerco anche di impacchettare le cose di Vinted che devo spedire. Siamo a buon punto, dai. Cioè io ieri sera contate e ho già messo a posto la valigia, cioè questa è vuota. Perché letteralmente ora vi faccio vedere i vestiti che mi sono portata. Li ho messi qua così non mi scordo di riportarli indietro. Una felpa. Questi qua perché volevo farli lavare a mia madre, questi pantaloni che io adoro, la magliettina rosa. E tre calzini, non sto scherzando, tre calzini. Due mutande. Fine. Giulia mi ha detto no, anche se sto male vengo da te stasera con la mascherina. Io ho detto meglio di no, non ti spostare, io voglio guidare raga, mi manca stare in macchina e guidare. Quindi se mia nonna mi dà la macchina vado io da lei. Mi ero decisamente scordata di quanto fosse lento il wifi qui, quindi ho editato il video tardi perché sono andata a parlare con nonna, sono stata un po' con nonna, sono tornata, ho fatto
Ops, sono le 4, è tardissimo. Ero abituata ad avere un po' più di tempo e quindi adesso sono le 5 e manca un'ora, però il video uscirà, quindi insomma l'avrete visto. Adesso sto preparando la borsa con tutte le cose perché vado da Julie. Porterò anche un Sony Angel a Julie, questo qua di Natale ovviamente, così lo può mettere sull'albero. Sì ragazzi, sono arrivata da Julix, non ho ripreso l'incontro, lei mi ha fatto il video appena sono entrata in casa con i cani, ma niente più. Vogliamo farglielo vedere. Nessun incontro, sì. Nessun incontro perché noi ci godiamo i momenti, ci piace più così, capite? Sono le 10, non ci siamo affittati un attimo. Vabbè, direi. Cioè, Chloe la sta proprio aspettando. Guarda come sono. Guardate, si mette seduta lì. Oh, quanto si mette a salire? Oddio! Oddio! Ah! Oddio! 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 Madonna! Oddio! Ma senti come piange! Adesso che dobbiamo fare? Io sto male, ragazzi. Ah, tu sta male. Infatti guarda, non ti sto neanche riprendendo. Stiamo pure lontano. No, perché mi riprendo? Ti sto riprendendo. Fammi sfidare la sorte, sì. Gira. Oddio. Mi aspettavo insomma che stessi un pochino meglio, però. Cioè, però calcolate che sto male. C'ho la febbre. Però dai, la tengo botta ancora. Oddio, ragazzi, c'è la Ila! Ma vi rendete conto? Che c'è la Ila nella mia casetta super natalizia. Ma fai vedere il Sony Angel. Ah, fallo vedere tu. Gio. Che io sono super raffreddata. Il Sony Angel. Non mi ricordo se l'avevo detto prima, oppure no. Un po' di coreo. Il Sony Angel. Lo sai che quella sarà la pallina più bella che ogni anno metterò? Se la smette di girarsi, magari. Non so perché sta così, infatti. Si vede, c'è una palla più pesante della. Guardate il suo Sony Angel con lo culettino, no, così. Sanno, quanto è bello questo. Questo lo voglio pure io comunque. Quando manca aprile mo manca più. Ecco. Così con il culatto questi arampi. Vediamo, magari ci stanno ancora. Appena torno te vado a prendere. No, perché ogni tanto cambiano collezioni, capito? Questo è quello così che si appende. Ah, io voglio che si appende col culetto. Vabbè. Allora sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, skin care, mi stavo finendo di mettere il balsamo labbra. E questa cosa, ragazzi, per me è il multiverso, comunque il fuso orario. Perché io sto andando verso casa di Giulia verso le 6:30. E ho scritto al signor fidanzato: sto andando, bla bla bla. E lui mi ha detto: ok, vado a dormire, buonanotte, ciao. Per me questa cosa è assurda, per me è lo stesso giorno, per lui un altro giorno. Domani appunto la sveglia presto, quindi adesso cercherò di andare a dormire per sistemare il capello. Devo dire che esperienza guida dopo 8 mesi. Il corpo umano è pazzesco perché i muscoli hanno memoria nel vero senso della parola, quindi non è stato assolutamente difficile. Forse il primo minuto mi sono un attimo impanicata, ho detto oddio, se adesso premo il pulsante è sbagliato. È andato benissimo, sono stata più attenta ancora del solito. E per quanto riguarda rivedere Julie, che ve lo dico a fare, ragazzi, da una parte è come se non ci vedessimo da una vita, da una parte invece è come se ci fossimo viste 20 minuti fa. Quindi è anche lì una sensazione un po' strana, un po' particolare. Siamo state tantissime ore a parlare e poi appunto abbiamo visto la sirenetta. Alla fine mi sono scordata di portare la busta dei trucchi e ovviamente non le ho portato la busta dei regali, ma credo ci vedremo dopo domani. Comunque in ogni caso per oggi è tutto, vi mando un bacio e ci vediamo domani, ciao!